Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale è preceduto da una successione di notevoli eventi politici e militari. Uno dei più importanti è l'avvento del nazismo. Il 30 gennaio 1933, Hindenburg chiama Hitler alla carica di cancelliere del Reich e lo autorizza ad assumere i pieni poteri in tutti gli stati federali, in caso di bisogno. In base a questo decreto, il Führer può decidere sulle sorti del paese. Il primo ritrovo dei nazionalsocialisti aveva avuto luogo in una birreria di Monaco, dove nel novembre del 1923 si era tentato di organizzare un colpo di Stato poi fallito. In seguito all'incendio della Reichstag, il maresciallo Hindenburg emana un decreto eccezionale, il 28 febbraio 1933, che prevede la sospensione dei principali diritti sanciti dalla Costituzione e dà modo a Hitler di assumere pieni poteri. Comincia la politica interna hitleriana, con l'eliminazione degli stati federali e il conseguente ordinamento unitario, lo scioglimento dei partiti ad eccezione del nazionalsocialista, il controllo della vita economica e culturale, lo sviluppo delle opere pubbliche e di riarmo, in un primo tempo attuato segretamente presso grandi aziende con ingenti stanziamenti. In politica estera, Hitler propugna l'annessione delle terre popolate da gente tedesca e il recupero delle colonie. La questione dell'annessione dell'Austria viene subito alla ribalta. Per difendersi dalle mire dei nazisti, il cancelliere Dollfuss crea un regime a carattere corporativo appoggiandosi all'Italia e sigla il 16 marzo 1934 i Protocolli di Roma. Qualche mese dopo, il 25 luglio, i nazisti tentano un colpo di Stato a Vienna ed assassinano Dollfuss. L'Italia manda alcune divisioni al confine. Hitler sconfessa il putsch e a Vienna si costituisce un governo con il cancelliere Schuschnigg. Nel 1935 il plebiscito della Saar, previsto dal Trattato di Versailles, dà il 91% di voti favorevoli all'annessione al Reich. Sempre nel 1935, a seguito dell'incidente di Walwal, l'Italia interviene in Etiopia con un corpo di spedizione che il 3 ottobre varca il confine. La Società delle Nazioni condanna l'azione italiana ed applica le sanzioni economiche. Con la conquista dell'Etiopia, Mussolini proclama l'impero. Si chiude un conflitto in Africa e subito se ne apre uno in Spagna. Il generale Franco capeggia una rivolta armata contro il governo del Fronte Popolare e costituisce un governo provvisorio a Burgos il 26 luglio 1936. È la guerra civile. I franchisti sono appoggiati dall'Italia, dalla Germania e dal Portogallo. I repubblicani da Francia, Gran Bretagna, Unione Sovietica e da altri stati. La terribile guerra fratricida dura 3 anni, seminando desolazione e morte. Roosevelt è rieletto il 3 novembre presidente degli Stati Uniti. Se l'Europa non vive anni tranquilli, in Asia il conflitto cino-giapponese, da tempo latente, scoppia per l'incidente al ponte Marco Polo, situato a una 40 di chilometri da Pechino. Le ostilità iniziano a mezzanotte del 27 luglio 1937. Il Giappone occupa Pechino, Tianjin, e proseguirà l'avanzata per anni, dilagando a macchia d'olio in territorio cinese. Giappone e Germania hanno concluso il 25 novembre 1936 un patto anti-Comintern. L'Italia aderisce e si firma a Berlino il patto tripartito.
I legami tra Berlino e Roma si consolidano. Mussolini si reca in Germania dal 26 al 29 settembre 1937. Duce e Führer parlano al Campo di Maggio, affermando che vogliono la pace, ma confermando la lotta anticomunista. Hitler, deciso ad annettere l'Austria, chiama a Berchtesgaden il cancelliere Schuschnigg e gli pone condizioni inaccettabili, costringendolo a dimettersi. Le truppe germaniche entrano in Austria. È l'Anschluss. Italia e Gran Bretagna, in un'atmosfera cordiale, firmano a Roma gli accordi per il rispetto dei comuni interessi nel Mediterraneo e in Africa. Dal 3 al 9 maggio, Hitler è in visita a Roma. L'occasione gli dà modo di riconoscere solennemente la frontiera del Brennero. Matura la questione dei Sudeti. La Germania reclama la totale restituzione dei territori abitati da tedeschi, inclusi dal Trattato di Versailles, nella Cecoslovacchia. La guerra sembra imminente. L'incontro e l'accordo di Monaco tra Hitler, Chamberlain, Daladier e Mussolini fissa all'ultimo momento i termini per regolare la questione. La pace è salva. Quanto possa durare, nessuno lo sa. E intanto ogni Stato dà vita al riarmo. Già a partire dal 1923, in Germania si erano costituite formazioni militari clandestine sotto il comando di ufficiali in borghese. Si chiamavano Arbeitskommando, o truppe di lavoro, ed erano destinate alla vigilanza sul confine con la Polonia e alla custodia dei depositi segreti di armi dell'esercito. Armi leggere in genere, come fucili e granate a mano, ma anche cannoni e aerei. Il corpo venne sciolto nel 1926. Ma in seguito venne costituita un'altra formazione paramilitare chiamata Schutzpolizei, equipaggiata di armi pesanti e guidata da ex ufficiali dell'esercito. Nel 1924 fu istituito un dipartimento per pianificare un esercito di 63 ipotetiche divisioni. La costruzione di carri armati, aerei e sommergibili fu affidata a ditte tedesche con stabilimenti in altri paesi europei, aggirando così il divieto di produzione all'interno dei propri confini. Il cervello della progettazione di nuove armi era la Krupp. Quando Hitler prese formalmente il potere nel 1933, attuò fino all'estremo una politica militare già impostata da chi lo aveva preceduto. Nel 1934 venne costituito il primo battaglione di carri armati. La quota di spesa per le forze armate tedesche raggiunse il 50% delle uscite di bilancio nel 1939, con 52 divisioni pronte a scatenare la guerra in Europa. Anche l'Italia mobilita e si riarma. È l'Anschluss. Italia e Gran Bretagna, in un'atmosfera cordiale, firmano a Roma gli accordi per il rispetto dei comuni interessi nel Mediterraneo e in Africa. Dal 3 al 9 maggio, Hitler è in visita a Roma. L'occasione gli dà modo di riconoscere solennemente la frontiera del Brennero. Thank you.
natura la questione dei Sudeti. La Germania reclama la totale restituzione dei territori abitati da tedeschi, inclusi dal Trattato di Versailles, nella Cecoslovacchia. La guerra sembra imminente. L'incontro e l'accordo di Monaco tra Hitler, Chamberlain, Daladier e Mussolini fissa all'ultimo momento i termini per regolare la questione. La pace è salva. Quanto possa durare, nessuno lo sa. E intanto ogni Stato dà vita al riarmo. Già a partire dal 1923, in Germania si erano costituite formazioni militari clandestine sotto il comando di ufficiali in borghese. Si chiamavano Arbeitskommando, o truppe di lavoro, ed erano destinate alla vigilanza sul confine con la Polonia e alla custodia dei depositi segreti di armi dell'esercito. Armi leggere in genere, come fucili e granate a mano, ma anche cannoni e aerei. Il corpo venne sciolto nel 1926, ma in seguito venne costituita un'altra formazione paramilitare chiamata Schutzpolizei, equipaggiata di armi pesanti e guidata da ex ufficiali dell'esercito. Nel 1924 fu istituito un dipartimento per pianificare un esercito di 63 ipotetiche divisioni. La costruzione di carri armati, aerei e sommergibili fu affidata a ditte tedesche con stabilimenti in altri paesi europei, aggirando così il divieto di produzione all'interno dei propri confini. Il cervello della progettazione di nuove armi ha un decreto eccezionale, il 28 febbraio 1933, che prevede la sospensione dei principali diritti sanciti dalla Costituzione e dà modo a Hitler di assumere pieni poteri. Comincia la politica interna hitleriana, con l'eliminazione degli stati federali e il conseguente ordinamento unitario, lo scioglimento dei partiti ad eccezione del nazionalsocialista, il controllo della vita economica e culturale, lo sviluppo delle opere pubbliche e di riarmo, in un primo tempo attuato segretamente presso grandi aziende con ingenti stanziamenti. In politica estera, Hitler propugna l'annessione delle terre popolate da gente tedesca e il recupero delle colonie. La questione dell'annessione dell'Austria viene subito alla ribalta. Per difendersi dalle mire dei nazisti, il cancelliere Dollfuss crea un regime a carattere corporativo appoggiandosi all'Italia e sigla il 16 marzo 1934 i Protocolli di Roma. Qualche mese dopo, il 25 luglio, i nazisti tentano un colpo di Stato a Vienna ed assassinano Dollfuss. L'Italia manda alcune divisioni al confine. Hitler sconfessa il putsch e a Vienna si costituisce un governo con il cancelliere Schuschnigg. Nel 1935 il plebiscito della Saar, previsto dal Trattato di Versailles, dà il 91% di voti favorevoli all'annessione al Reich. Sempre nel 1935, a seguito dell'incidente di Walwal, l'Italia interviene in Etiopia con un corpo di spedizione che il 3 ottobre varca il confine. La Società delle Nazioni condanna l'azione italiana ed applica le sanzioni economiche. Con la conquista dell'Etiopia, Mussolini proclama l'impero. Si chiude un conflitto in Africa e subito se ne apre uno in Spagna. Il generale Franco capeggia una rivolta armata contro il governo del Fronte Popolare e costituisce un governo provvisorio a Burgos il 26 luglio 1936. È la guerra civile. I franchisti sono appoggiati dall'Italia, dalla Germania e dal Portogallo. I repubblicani da Francia, Gran Bretagna, Unione Sovietica e da altri stati. La terribile guerra fratricida dura 3 anni, seminando desolazione e morte. Roosevelt è rieletto il 3 novembre presidente degli Stati Uniti.
Se l'Europa non vive anni tra della Seconda Guerra Mondiale, è preceduto da una successione di notevoli eventi politici e militari. Uno dei più importanti è l'avvento del nazismo. Il 30 gennaio 1933, Hindenburg chiama Hitler alla carica di cancelliere del Reich e lo autorizza ad assumere i pieni poteri in tutti gli stati federali, in caso di bisogno. In base a questo decreto, il Führer può decidere sulle sorti del paese. Il primo ritrovo dei nazionalsocialisti aveva avuto luogo in una birreria di Monaco, dove nel novembre del 1923 si era tentato di organizzare un colpo di Stato poi fallito. In seguito all'incendio della Reichstag, il maresciallo Hindenburg emana un decreto eccezionale, il 28 febbraio 1933, che prevede la sospensione dei principali diritti sanciti dalla Costituzione e dà modo a Hitler di assumere pieni poteri. Comincia la politica interna hitleriana, con l'eliminazione degli stati federali e il conseguente ordinamento unitario, lo scioglimento dei partiti ad eccezione del nazionalsocialista, il controllo della vita economica e culturale, lo sviluppo delle opere pubbliche e di riarmo, in un primo tempo attuato segretamente presso grandi aziende con ingenti stanziamenti. In politica estera, Hitler propugna l'annessione delle terre popolate da gente tedesca e il recupero delle colonie. La questione dell'annessione dell'Austria viene subito alla ribalta. Per difendersi dalle mire dei nazisti, il cancelliere Dollfuss crea un regime a carattere corporativo appoggiandosi all'Italia e sigla il 16 marzo 1934 i protocolli di Roma. Qualche mese dopo, il 25 luglio, i nazisti tentano un colpo di Stato a Vienna ed assassinano Dollfuss. L'Italia manda alcune divisioni al confine. Hitler sconfessa il putsch e a Vienna si costituisce un governo con il cancelliere Schuschnigg. Nel 1935 il plebiscito della Saar, previsto dal Trattato di Versailles, dà il 91% di voti favorevoli all'annessione al Reich. Sempre nel 1935, a seguito dell'incidente di Walwal, l'Italia interviene in Etiopia con un corpo di spedizione che il 3 ottobre varca il confine. La Società delle Nazioni condanna l'azione italiana ed applica le sanzioni economiche. Con la conquista dell'Etiopia, Mussolini proclama l'impero. Si chiude un conflitto in Africa e subito se ne apre uno in Spagna. Il generale Franco capeggia una rivolta armata contro il governo del Fronte Popolare e costituisce un